In questo esercizio abbiamo un sasso di 2 kg che viene lanciato con velocità iniziale 6 metri al secondo dal terrazzo di una casa alto 5 metri. Il sasso parte dalla posizione A, che è rappresentata anche in questa riga di questa tabella, sale fino alla massima altezza punto B, rappresentata da quest'altra riga, dove per un attimo la sua velocità è 0, si ferma per un momento, poi riscende, arriva in C, stessa altezza di A, infatti A uguale a C, e poi arriva fino a terra, punto D, dove la quota H è uguale a 0. Arriva a terra con una certa velocità VD, che è la massima velocità, è la velocità con cui colpisce il terreno. La tabella rispecchia le posizioni A, B, C, D, e c'è anche la posizione di primo, che è uguale a D, soltanto che mentre D è il momento in cui il sasso colpisce la terra con una certa velocità, che poi è la velocità massima, di primo invece rappresenta sempre la posizione D, ma il sasso ha rimbalzato un pochino e si è fermato. Quindi di primo vuol dire che il sasso ormai è fermo a terra. Poi ci sono le colonne dell'energia cinetica, espressa in joule, dell'energia potenziale gravitazionale del sasso, espressa in joule, e la somma delle due, cioè l'energia meccanica, la somma di cinetica e potenziale gravitazionale espressa sempre in joule. In questo esercizio l'unica forma di energia potenziale è quella gravitazionale, perché il sasso sale e scende nel campo di gravità terrestre. Bisognerebbe parlare a rigore di energia gravitazionale del sistema sasso-terra, però per semplicità noi diciamo l'energia potenziale gravitazionale del sasso che si muove nel campo di gravità della Terra. Se ci fosse per esempio anche una molla, allora avremmo anche l'energia potenziale elastica della molla. In quel caso l'energia meccanica sarebbe la somma di cinetica, potenziale gravitazionale e potenziale elastica della molla. In generale l'energia meccanica è la somma di energia cinetica e di tutte le energie potenziali che ci sono in gioco, in questo caso solo quella gravitazionale. Le domande sono, la prima domanda è riempire tutta questa tabella con i valori giusti, la seconda domanda trovare il punto di massima altezza, quindi HB, la terza domanda è la velocità con cui il sasso colpisce il terreno, quindi VD. Cominciamo a inserire nella tabella i valori 0, cioè nelle caselle dove l'energia vale 0. Intanto nel punto di massima altezza il sasso non ha velocità, quindi lì la sua energia cinetica è 0. Quindi inseriamo lo 0 in questa casella, l'energia cinetica del sasso nel punto di massima altezza è 0. Poi quando il sasso arriva in D, lì ha la massima velocità, però la quota è 0, quindi lì il sasso non ha energia gravitazionale. Quindi inseriamo lo 0 in questa casella, l'energia gravitazionale del sasso giunto a terra, posizione D, è 0. Abbiamo detto prima che D' è la stessa posizione D, quindi è 0 anche l'energia gravitazionale in D'. Inoltre avevamo anche detto che in D' il sasso ormai si è fermato, quindi è 0 anche la sua energia cinetica. In D invece non era 0, qui era massima l'energia cinetica, perché il sasso arriva con la massima velocità. Ora cominciamo a riempire le caselle della riga A. Calcoliamo prima l'energia cinetica in A, 1/2 massa del sasso, velocità che ha all'inizio il sasso 6 metri al secondo al quadrato. Facciamo i calcoli. Sono 36 joule. Il joule viene fuori perché questi metri al quadrato, uno lo utilizzo per creare il newton, chilogrammo per metro al secondo quadrato, l'altro metro lo utilizzo per fare newton per metro joule. Quindi inserisco 36 joule in questa casella, energia cinetica del sasso in posizione A, cioè in partenza. Sempre in posizione A posso calcolare l'energia potenziale gravitazionale. Infatti MGH, conosco la massa del sasso, G, e l'altezza 5 metri, cioè l'altezza iniziale, trovo 98 newton per metro, chilometro secondo quadrato è newton, newton per metro joule. Quindi inserisco 98 joule in questa casella, energia gravitazionale del sasso all'inizio. Sommo queste due energie, cinetica e potenziale gravitazionale, trovo 134 joule, che è l'energia meccanica all'inizio. Inoltre, siccome non c'è attrito mentre il sasso vola in alto e poi ricade in basso, allora questi 134 joule di energia meccanica si conservano. Infatti vedremo meglio dopo che l'energia meccanica si conserva, cioè rimane costante, finché non ci sono forze dissipative, cioè forze d'attrito, che la trasformano tutta o in parte in energia termica, cioè in calore.